Buongiorno, sono le 6:30. Stiamo bevendo caffè. In realtà ci siamo svegliate. Oddio, ancora era le 5, l'abbiamo messa alla fine. 5:20. Comunque, siamo pronte per la nostra prima tappa. Alessia non è pronta per la nostra prima tappa. Siamo all'aeroporto di Glasgow, dobbiamo andare a Dublino. Poi riprendere le valigie, riscendere e rientrare. Cosa importante da specificare, perché ci ho messo un po' a capire che bisognava riuscire effettivamente. I connection flights sono diversi da quelli singoli, ok? No, io dormo, c'ho lo spray alla lavanda. Quello è la ricetta. Oh, magari da mo pure a me funziona. Oh mio Dio, stiamo andando a Las Vegas. No, io ci non penso. No, infatti no, ancora no. Se arriviamo, insomma, vi facciamo vedere. Ok, abbiamo appena fatto il secondo check-in. Ora ci facciamo un giro qua, cerchiamo qualcosa da mangiare. Scherzo, prima facciamo i controlli, giustamente mi diceva l'esperta qui, la traveler, mai è andata. Oh, fammi mettere le bustine tutte e due nella stessa cosa. Non ci sbagliamo, facciamo le perché cose fatte bene. L'hanno fermata. No, ti prego, lo devi raccontare, aspetta qua che c'è la luce, vai. Vabbè, mi ero scordata due tre cosine. Il punto è che aprendo la borsa dei liquidi c'era un piccolo... Cookie. Un piccolo peluche. E allora la vista piena di peluche. La vista piena di peluche, l'ha guardata, l'ha giudicata con gli occhi. Malissimo. E poi le ha fatto seriamente un peluche da coccolare. Cioè l'ha chiamato proprio un peluche da coccolare. Cioè, ma erano affari miei. E lei le ha fieramente mostrato questo. Io ho detto ne ho un detto, po'. Ne ho altri. Pronte per imbarcarci? 11 ore di volo a San Francisco? Sì. Allora, ci hanno appena portato il pranzo. Il problema è che non so se vedete il fazzoletto qua in mezzo. No, ragazzi, cioè, l'unica persona a cui rovesciano la Coca-Cola sull'aereo sono io, quando mancano 8 ore e 40 di viaggio. Io devo stare questo coso in bagnato. Non ci sarebbe andato tanto meglio, visto che ci hanno cancellato l'altro. Ah beh, poi abbiamo anche questo piccolo problema di capire. Prima di partire ci mandano un messaggio. Problema con i vostri... Quindi quando arriviamo dobbiamo anche capire come arrivare a Las Vegas e tutto ciò. Siamo esattamente a questo punto. Siamo sopra Nook. Ecco, dai, adesso è metà. Sì, adesso è metà. Adesso è metà. In teoria siamo arrivati a San Francisco. In pratica ci hanno spostato il volo a un altro aeroporto. Quindi adesso stiamo andando a un altro aeroporto. Oakland. Aeroporto Oakland. Il problema è non sappiamo se ci hanno perso o meno le valigie. Però noi siamo propositive, quindi adesso ci stiamo facendo tutta questa strada che è letteralmente in mezzo a... che cos'è? Un oceano, qualcosa, acqua. E bellissimo. Quindi questo oggi ci siamo girati ben... quant'era? 5 aeroporti? Quando arriviamo a quello di Las Vegas saranno 5. Non mi sembra vero che abbiamo recuperato le nostre valigie. Non l'hanno perse allora. Cioè, sono tipo, non lo so, 20 ore che non le vediamo. Non chiedeteci come, ma siamo finiti in un dinner. Vegas baby. Late night soprattutto. Ci siamo fatte la doccia. Mamma mia. Lavate i capelli. Ma infatti ce le siamo accroccate tutte in un modo. Che ore sono esattamente? 2:30. Boom. Mezza, per noi è come se fosse mezzogiorno, quindi stiamo pranzando in teoria. Ah, colazione, giustamente. E poi ci facciamo un giro e vi faccio un po' vedere. Stiamo facendo il nostro primo giretto sulla strip qua. Notate qualcuno lì? Guardate, carini! Comunque è tutto brandizzato MGM, pazzesco. Lì c'è l'Excalibur, che è quello fatto a castello. So cute! Guardate cosa abbiamo trovato. Vi ricorda qualcosa? Ma poi è pieno. No, di sera è stupendo. A parte sono le 4 adesso. Però comunque c'è qualcuno in giro. Siamo entrate al casino. Guardate, qua ci sta l'ingresso per il live play in teoria. Vedete tutte le slot. Ma stranissimo. Troppo strano, perché queste cose le vedi nei film. Ovviamente da noi non si vedono, cioè.
qui entri ci sta di tutto, dai ristoranti alle slot all'hotel e questa arena qua dove fanno pure il live play, dove hanno fatto i Grammy, poi c'è Top Golf, la piscina, cioè ci sta di tutto. Buongiorno Las Vegas, giorno 2, ufficialmente giorno 1 che parte, diciamo. Fa strano vederla di giorno, cioè paradossalmente sembra di conoscerla più la sera, cioè riconosci più le cose. Comunque stiamo andando a fare la sim per il telefono. Salutale. E non sappiamo bene come vestirci in realtà, perché io ad esempio tipo già c'ho caldo. No, io sto bene. Lei sta bene. Ma perché questo coso è letteralmente... Vabbè, non lo so, staremo oggi è una giornata un po' di ricognizione. Alle brutte si faranno molti cambi durante. Esatto, quindi siamo pronte. Allora, siamo arrivate da Target, ci siamo un attimo fermate qua anche perché Alessia se non beve del caffè non carbura. E quindi prendiamoci qualcosina. Intanto si sono fatte le 11:10, OMG. Allora, se vi interessa saperlo, siamo venuti da T-Mobile. Abbiamo fatto due schede e ci ha fatto il prezzo, era 80 tutte e due, $80 con la limited. Ah, la sembra di poca parte. Ok. Quindi 80 più 10 di sim. Sì, perché comunque quella la 10 giga. Comunque costa un botto fa la sim, questo è proprio assurdo. Però pure l'altra volta è necessaria tipo per forza, quindi non è che c'è più. Non potevamo usare quella dell'altra volta neanche. Esatto, esatto. Quindi questo è fantastico. Allora, qui c'è il merch, quello fuori dal pop-up. Ci stanno un po' di maghi più che altro, però noi vogliamo andare fuori dallo stadio più che altro. Comunque sta iniziando a fare parecchio caldo, non mi sono neanche messa la crema, quindi è probabile che mi ustionerò. Bello. Il nostro primo press flip event, Alessia. Prende sono degli eventi che creano i bar, i ristorantini, sì, fan-made, a tema, quindi ci sta il cibo, ci stanno, fanno appunto i recap sleep che sono quei cosi delle sono i porta, quello che mettono per esempio nelle, sì, quando l'abbiamo nelle calda. Tazze di Starbucks, sì, quelle cose lì. Tutte le nostre robine, guardate che è troppo carino, giuro. Che poi praticamente ho preso le cose non tanto per mangiarle ma perché tipo c'erano sti cosi da tenere. Hai preso il vino? Sì, so cute! Bello! Io me la sono fatta da sola. Questo hai preso? Ah, questo è il freebie. So cute! Sì, l'ho visto. Sono carte tipo semirigine. Infatti si è pronto. Allora, come da tradizione ovviamente abbiamo preso i nostri album da pullare. Stavolta siamo andate per Map of the Soul Persona, versione 1. Abbiamo preso la stessa. E perché il mio è diverso? Cioè il mio rosa è diverso. Non lo so, perché forse una è quella nuova e una è quella vecchia. Non lo so, dai. Non ho idea. Comunque. Vediamo. Attenzione perché può essere che te. No, c'ho io Gin. Ho curato Gin. Ma dovevi aspettarmi di girare? E dai, su! È la mia. Aspetta. Eccola. Chi hai? Eccola. Chi hai? No, aspetta, faccio vedere che non mi dica. Chi è? Namjoon. Che bello! Che Namjoon. Bello biondo così! Siamo venuti un attimo da Wall Street a prendere l'acqua. Fa stranissimo entrare nei negozi senza mascherina qui. Infatti io cerco di stare tipo distante da tutti. Adesso andiamo a posare tutte le cose che abbiamo preso. Alessia doveva prendere l'acquina
e poi andiamo fuori dallo stadio, che abbiamo già visto passando una macchina. È stato strano. Guardate dove siamo arrivate. Qui stanno mettendo tutto per domani. In realtà lì c'è il merch. È bellissimo. Always with JK. Prima, mentre stavamo di là, ho fatto, dice, la nostra esperienza. Cosa abbiamo Ilaria fatto? Ha speso troppi soldi in album. Fai vederli. Perché volevo fare. Ah, grazie, Edoardo ce li sta portando gentilmente. Sì. Quanti sono? Sì. Guarda, non si capisce. E abbiamo trovato. Vabbè, abbiamo trovato Yoongi, un po' di J-Hop, un pochino. Un Jimin. Rosalba è stata quella più fortunata. La prossima volta dobbiamo dare retta al mago del. Lo so. Poi volevo provare fino alla fine. Ho detto, vabbè, domani io li porto e vedo se qualcuno le vuole. Ma ti pare che trovo dai, sono sfigata. Qualcuno le vuole tradare, magari. Staremo a vedere. Guarda che. Comunque domani staremo qui. Allora, abbiamo lasciato Rosalba, visto che sono arrivati oggi, ovviamente erano stanchi, provati, hanno mangiato, mangeranno in camera. Noi volevamo andare a provare il coreano che ci hanno consigliato alcune nostre amiche che sono state qui prima. Quindi ora stiamo aspettando Uber che ci venga a prendere. Qui funziona un po' strano, nel senso, non puoi fare come gli altri posti, dove selezioni il punto dove sei e ti vengono a prendere a prescindere. No. Qua va a zone letteralmente, oppure sì, vi dovete far venire a prendere davanti alle lounge degli hotel. Insomma, questo è fatto stacchi, quindi andiamo a provare questo coreano. Ci manca. A parte quando sono venuta a casa tua neanche mi ci hai portato stavolta. Non siamo andate ancora. Siamo venute a mangiare al vietnamita. Dopo tutti i passi che abbiamo fatto oggi. Cioè, adesso sto accusando un po' la stanchezza, perché fino a prima c'è proprio. Veramente, vi faccio vedere quanti passi abbiamo fatto oggi. 21 chilometri, 30.000 passi. Ok, ok. 1200 calorie, direi che, visto che quello che abbiamo mangiato ve l'ho fatto vedere. Cioè, letteralmente stamattina, la recap. Stamattina un biscotto quello che abbiamo comprato, che mi sa che neanche l'ho fatto vedere, vabbè, col burro d'arachidi. Poi siamo andati al Cup Sleep, siamo mangiati i dolci, ma neanche li abbiamo finiti, quindi spizzica da una parte, spizzica dall'altra. Intolleranza al lattosio. Sì, anche intolleranza al lattosio. Ma comunque da sfogo la sua creatività, perché le piace a quanto pare. Dopo prendi delle cose, però portatele dietro. Come si chiama? Il lattico. Quindi ora ci siamo meritato una bella cappona di ramen qua. No, non sono anche ramen, vabbè, vietnamese. Se nel mio ci sta il coso, il coriandolo o il prezzemolo, quello che è. No, ti prego. Ma questo però non è cilantro. Beh, lo spero. Dovete sapere che ho un problemino col prezzemolo, il coriandolo e la menta. Ti giuro, cioè, come rendermi felice.